Le è stato diagnosticato un cancro alla prostata. Il suo medico le ha consigliato di sottoporsi a una prostatectomia radicale robotica, detta anche RARP. Si tratta di un intervento chirurgico che permette di rimuovere interamente la prostata. Questa animazione mostra come viene eseguito l'intervento. La RARP viene eseguita in anestesia generale. Durante l'anestesia generale, al paziente vengono somministrati farmaci per farlo addormentare. Il paziente, quindi, non è sveglio durante l'intervento. Una volta che il paziente è completamente sedato, si praticano piccole incisioni sull'addome. Attraverso queste incisioni vengono inseriti strumenti chirurgici e una telecamera. Gli strumenti chirurgici sono montati su bracci robotizzati. Il chirurgo controlla i bracci attraverso una console posta accanto al tavolo operatorio. Il chirurgo stacca la prostata dai tessuti circostanti. Vengono rimosse anche le vescicole seminali, due piccole sacche di liquido vicino alla prostata che secernono il liquido che in parte compone lo sperma. A volte vengono rimossi anche delle piccole ghiandole, note come linfonodi. Il chirurgo avrà cura di limitare al minimo il potenziale danno ai nervi e ai vasi sanguigni che circondano la prostata. La prostata e le vescicole seminali vengono rimosse attraverso una delle incisioni addominali. In seguito, la vescica e l'uretra vengono suturate insieme. La chirurgia robotica consente di visualizzare chiaramente anche le parti più piccole del corpo. Per aiutare la ferita suturata a guarire, nella vescica viene inserito un catetere che serve a eliminare l'urina dal corpo. Il paziente dovrà portare il catetere per un certo periodo, anche dopo essere stato dimesso dall'ospedale. Il catetere rimane in posizione grazie a un palloncino gonfiato sulla punta. La RARP è un intervento chirurgico importante, dal quale il corpo ha bisogno di tempo per riprendersi. Dopo l'intervento potrebbe soffrire di incontinenza urinaria, che nella maggior parte dei casi è temporanea. Potrebbe soffrire anche di disfunzione erettile. Il suo medico saprà consigliarla su come superare queste complicazioni.